Cos'è che hai te? Cos'è che hai te? Io, me l'ha detto il mio medico. Sì. Che... Sono balle? False informazione. False informazione! No, ah, ma non parto. No, non parto. Pingu, fai partire. Ah, ma non lo monto neanche no. Pingu. Medico generale, Ok. Me ha detto che. Niente, che ho i recettori dell'asparagina. Ok. Okay, pompati a mille. Pompati a mille. Ma che figo. E quindi. Ma cosa vuol dire questa cosa? È che quando uno mangia asparagi io lo capisco subito. Ah, ma questo è uno stregone. No, però ieri è stato assurdo perché Cesare è entrato qua in studio. Io ho mangiato gli asparagi domenica. E lui è entrato e ha detto: qualcuno ha mangiato gli asparagi. Sì, ed eri tu. Ed ero io. Pazzesco. Scusami. No, tu non li hai mangiati. Magari ho dell'asparagina addosso. No, niente. No, ma poi lo sento da distanza. Senso, ma che potere inutile ha? Cioè, sì. Sentire solo questa cosa della sparagina. Tanto io ho un potere, te cos'hai? Io riesco a a dividere il piscio in tre flussi. Oh. Comunque, Qua, facci vedere. Fai mangiare allora, una patatina. Anch'io vorrei no, una la patatina. Mangi dopo, ma brutti, golosi, schifosi. Dai, una me la dai. Dai, ma la mangi dopo. Allora, qua ho fatto tutta la spesa per il... La mangio da quella di Nelson, guarda. Vedi? No. Ma questi sono antiestetici messi così. È vero, perché anche quello. Allora, quello che volevo dire è che ho fatto questa spesa. A parte che è stato sofferente perché avevo tutta sta roba che profumava un botto nella mia auto e che dice che fa puzza, non capisce niente. Vero. Che profumava un botto, quindi è stato difficoltoso. Ma soprattutto questa puntata non era stata concepita così. Doveva essere una puntata su tutti i fast food. Poi... Cosa stai per fare, Cesare? Come? Vabbè, ma poi, abbiamo detto perché farla su tutti i fast food quando si può dividere in tre il video e farlo molto più interessante, esatto. E guadagnarci molti più soldi. Ma questa è una roba che voi non sì, vedrete. E poi molta meno fatica nel preparare puntate, perché abbiamo già, ne partorite tre. Però stamattina. Bisogna scandagliarle, non è che le puoi mettere tutte lì. Però abbiamo dei jolly, da piazzare ogni tanto. A te piaceva il McToast? Sai che è una roba che io non ho mai preso, ma ho scoperto che un sacco di gente la prende. Io da piccolo mangiavo solo McToast. Solo McToast? Solo McToast. Si è capito perché Nick aveva avuto qualche problema. Beh, basta, niente, questa è la puntata. Basta Nick. E quando mangiamo noi? Noi non mangiamo niente. Non è arrivato? No, non ho preso nulla. Ma ne hai prese anche per dopo. Va bene. No. Ma la smetti! Beh, questa era antiestetica, vedi che è più bruna nella parte. Sì, è brunina. Esatto. Mangia. Comunque, tonno, se non mangiamo questa roba nel giro di 10 minuti, è già il giorno dopo. Infatti, è la vero. Mangiamo adesso, la mangiamo adesso. Veloci. Tutti ai posti di partenza! Via! Chiamo le bottiglie di vetro in testa. Compro una bottiglia di zucchero e la spacco in testa in una live Twitch, completamente a caso. Bello, quello sbatti in testa Cesare. Bello. Sarebbe bellissimo. Stato bello. Seguiti su Twitch, grazie. Ah, e facciamo arrivare a questo secondo canale a 400.000 iscritti, quanto è? Non è cosa? Così tanto? Era 3,90. Siamo fermi istantaneamente. Siamo fermi istantaneamente, proprio, siamo il gorgonzola, stiamo facendo quella muffina, che potrebbe essere anche privata, però mi piacerebbe arrivare a 400.000, grazie. Ridillo. Ho detto, come facciamo ad arrivare a 400.000 iscritti se alla fine, cioè, quelli che ci guardano sono sempre gli stessi, cioè, avranno già l'iscrizione. Mi mando Nelson che mangia una banana. Sentire, mamma mia. Ma guardalo. Che arambe. Vabbè, basta. Anche per quale motivo mi hai in blocca schermo triggerato sopra? Ah, è un'anticipazione del video che esce oggi. Ah, che perfetto. È già uscito in realtà. Ma strabello, ma mettetela come Space sfondo. Space Valley Twitch. Space Valley Twitch. Link in descrizione. Ci scorderemo di metterlo. Dobbiamo metterli nei cosi automatici. È vero. Cioè, è vero. Quello che quando possiamo... carichi il video c'è già il link. Sì. Guarda come sta bene in inquadratura totale. Molto. È strabello. Sì, potrebbe... è super pieno. Sì, è la occupo tutta. Sì, tutto. Come la tua immagine di Twitch. È vero, l'immagine lasciamo qua sotto anche Nelson, il canale di Frank, link Nelson. In descrizione, lo mettiamo anche quello in alto. Scusami, Nelson, il giorno prima, come ti senti oggi? Così testiamo come ti senti domani. Mi si è aperto un buco nello stomaco, perché questa cosa, in questo format, possiamo mangiare metà del cibo che abbiamo davanti, un po' ma adesso andiamo a pranzo. Ma come ti senti? Come ti senti oggi? Proprio a livello d'umore, così testiamo come ti senti domani. Ah, ok. In generale, ok. Ho brutto tempo, a me quello mi ha reso un botto triste, sono un botto triste e depresso, per questo studio qua un po' tutto più scuro rispetto all'altro. Piove tutta la settimana. Tutta la settimana. Che minchia dici? Infatti niente basket. Niente basket. Perché conti? Frank, oggi tu come sei? Contento se rimane brutto per 10 giorni. Ah, ok, no, ma ti chiedo oggi, proprio attualmente, perché domani faremo il paragone il giorno dopo come si sente Frank. Ah, sicuramente è un po' più sporco. No, ma a parte quello a livello di umore. Spero meglio. Speri meglio. Ah, no, quindi oggi ogni, non... ogni giorno spero meglio. Ok, perfetto, vedremo domani. Allora domani ci dirai se è meglio. Tanto l'ho già fatto, Cesare, come ti senti oggi?
Senti, lasciami stare. Perfetto, dammi un attimo. Speriamo che domani sia meglio. E come ti senti oggi? Te l'ho detto, sono triste. Per il tempo. Per il tempo, è una roba che... Ma perché è buissimo qua. Ma poi... Andiamo alla luce. Buio, sì. È buissimo anche qua. È terribile essere, questo studio. Essere. Quando andiamo nell'altro, dimmi. No, oggi sono triste perché c'è questo tempo che è... boh, mi mette tristezza. Vorrei stare a casa a giocare tutto il giorno a Battlefield 5, ma non posso. Quindi sono tante cose da fare nella vita. Speriamo domani. Nick, oggi te come ti senti? Perfetto. vedremo, lasciamo, adesso ci mettiamo in frigo. È stato lui. Sì, come sempre. Ci mettiamo in frigo e aspettiamo 24 ore, vediamo sì. Come si No, 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 non no, si può far vedere. No, ma che cazzo fate? No, ma che cazzo? No, niente, dai. Ma che cazzo? Era una dimostrazione d'affetto. Ma dammi subito questo cavo. È un cavo HDMI. Ma non si fa queste cose, no, ragazzi. Niente, dai. È stato bello perché è stato completamente naturale. Ho detto, vado a filmare su questi stirantoli. È come io e Nick ci diamo i bacini. Ah, okay. Ma da quanto è che fate questo gioco che non si può fare qua all'interno della Valle? Mai fatto. Mai hai visto? No, no, infatti. No, no, no. No, giornata di me. Giornata sì. Del c***o. Speriamo domani. Potevi non interrompere. Io vado ah, in no, 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 no. Scritto solo enjoy da Shaska. Ma come solo enjoy? Solo e basta. Enjoy, Shaska. Grazie mille, Shaska. Vabbè, la gente lo sta capendo. Vabbè, è inginocchiato per terra, penso computer. Che stia capendo. È un computer che praticamente l'apriamo Frank aveva messo. Si, aprilo pure. Ma come aprilo pure? No, deve aprirlo con la camera giusta. No, con... per farlo vedere. Che intanto dico, praticamente questo computer l'aveva messo Frank nella lista di desideri da tantissimo perché tempo non e non aveva nessuna speranza che qualcuno glielo comprasse. C'è anche la tastiera. Ma che figo. Felicissimo. Sono dei grandi. Anche il mouse. Quanto è grande il suo computer? È un cosino minuscolo. Guarda. Come può essere così piccolo, Fra? Perché ma non Francesca... è tanto potente. Perché vedi? Francesca scanferla? È solo quello. Ah, chi ha la cantata? Non ce l'ha mai regalata. Ah, ma che figo. Cioè, quello. Ma con cosa è ci puoi fare? Cos'è un router? No, è potentissimo. Veramente. Ma è il computer. Come si chiamano? Il Nook? No, come no, si un chiama? Un Optiplex. Prende una sponsor Dell questo, bravo. È fichissimo. Qua c'è l'alimentatore. Perché io questo dopo, cioè posso fare avanti e indietro a casa, portarlo di là. È vero, perché è comodissimo. Io sacco il problema è che non ha wifi. È comunque un PC di 10 anni fa. Ci puoi giocare i gestionali? Non credo. Okay, non ha, secondo me, neanche la scheda. No, la scheda video ce l'ho. Ma per cosa lo usi? Tipo questo qua? Per lavorare? No, troppo bello. Questo porta a casa. No, come porta a casa? Lo porto tutto configurato, mi piazzo. Non ho i monitor. Allora, lì stai di vabbè. Vuoi un monitor che ti avanti? No. Lo attacco alla TV. Lo attacchi alla TV, va bene. Ok, intanto lo attacco alla TV. Quando riuscite, sono anche due monitor. Ok. Così poi ho tutto, perché ma lo stasera ci sono. Va bene, lunedì aggiorniamo. Lunedì lo porto tutto configurato. Ah no, ma c'è questo per il wifi forse. È un'antenna. Felicissimo, ragazzi. Va il wifi. A lunedì. Ma ce l'ha il wifi allora? Voilà. Ti manca un monitor. È vero, vieni con me. Io non so niente di quello che sta per fare Frank. Va bene, va bene. Ma non è che avessi un monitor in più? No, perfetto. Oh bella. Avessi un monitor in più? No. Perfetto. Oh bella Nick. Avessi un monitor in più? No, io ne ho solo uno. Perfetto, aspettami. Dove teniamo i cavi? Non abbiamo HDMI lunghi. Ah no, forse qua. Ping, avanza un cavo HDMI. Sogna. Dove lo trovo? No, no, seriamente, ne avevamo dei cavi in più. Me l'ho fatta aperta. Oh oh. Ah, qua dalla Switch. Corto, ho una soluzione. Mm-hmm. Non possono regalarmi due monitor dalla lista desideri. Addirittura due, neanche uno. È possibile due. Vuol dire che li hai già messi in lista desideri questi sì. Monitor. Ah. C'è anche un braccio per tenerli. Ah, proprio tutto, ok, va bene. Tanto io cerco il capo. Ok. Grazie.